Questa è la Siria, a 8 ore d'aereo dalla Spagna, e grande la metà e la sua popolazione si concentra qui. Perché? Perché tutta questa zona è un enorme deserto, ma un deserto molto importante. Vi si trova infatti un terzo delle riserve di petrolio del pianeta, e anche di gas naturale, secondo alcuni il nuovo petrolio. Per estrarlo e portarlo in Europa bisogna circumnavigare tutta questa penisola, ed uscire dal canale di Suez, e come puoi immaginare, il pedaggio è costoso. Ma c'è un modo più facile per farlo uscire, quello che in gergo si chiama la linea retta. Chi controlla queste tubature le può aprire e chiudere, come un rubinetto, e se non paghi, non c'è né petrolio né gas. Questa regione è una meraviglia. La civilizzazione del pianeta inizia in 3 aree, e questa è una di esse. Questa è la Mesopotamia. I Sumeri, che magari conosci di meno, ma è davvero l'inizio di tutto, sempre qui. Ricordi per caso la Torre di Babele della Bibbia? Ecco, l'hanno fatta loro. Questo invece è l'Egitto, è sempre stato un punto di contatto tra Oriente ed Occidente, dando all'Asia uno sbocco sul Mediterraneo. Ed è forse per questo che nascono qui le principali religioni monoteiste, il giudaismo, il cristianesimo e l'islam. L'islam è l'ultimo ad arrivare ed in pratica accoglie le altre due. Adamo, Noè, Mosè e Gesù Cristo sono considerati infatti dei profeti islamici. Ma veniamo al dunque. Siccome la zona è particolarmente strategica, tutti hanno voluto sempre controllarla ed è sempre stata dentro qualche impero, i persiani, i greci, i romani. L'impero romano finisce per dividersi in due e alla fine sopravvive solamente questo. Ed è in questo momento che l'ultima religione monoteista, l'Islam, costruisce il suo impero. Ricordi le crociate? Beh, sono gli europei cristiani che cercano di recuperare questa zona di cui stiamo parlando. Gli ultimi ad arrivare sono i turchi, che occhio non vengono dalla Turchia, ma da una zona sperduta dell'Asia, ed insieme a Genghis Khan conquistano tutto e fondano l'impero ottomano. L'impero ottomano resiste fino alla prima guerra mondiale, sono 600 anni. Quando finisce la prima guerra mondiale appaiono piccole nazioni dove prima c'era l'impero ottomano. E per la prima volta vediamo la Siria in una mappa, che finora avevamo disegnato solamente per non perderla di vista. Ma chi è che inventa queste nazioni? Quello che sto per raccontarvi è top secret, o meglio, lo era nel 1910. Un mega segreto ed un mega accordo stipulato tra francesi ed inglesi, che non potevano sconfiggere da soli l'impero ottomano. Potevano farcela solo se appoggiati dalla gente che viveva all'interno, e per la maggior parte arabi. Ma come li convinsero? Beh, promisero loro la Grande Arabia, un paese solo per loro, ma l'unico problema è che era una truffa. Prima di continuare ricorda una cosa, gli arabi sono un popolo ma non una religione, quindi un arabo può essere un musulmano, può essere cristiano, e prima dell'Islam sembra ci fossero tribù arabe con tradizioni ebraiche. Beh, agli arabi non fu data quell'unica nazione che era stata promessa, al suo posto francesi ed inglesi crearono molte nazioni piccole. Queste nazioni ovviamente in realtà non lo erano, ma erano zone sotto il loro controllo, con governanti installati da loro. Durante questo periodo fanno ciò che vogliono con la zona. Ricorda che c'è il petrolio e la Siria, pur senza grandi riserve, ha uno sbocco comodo sul mare e la Francia, che si è presa la Siria, lo dà alle compagnie straniere. Dopo la seconda guerra mondiale gli europei se ne vanno. Nel caso della Siria vengono presi a calci, ma prima di andarsene creano un altro stato, Israele. Non è il momento di parlarne, ma è uno stato che i vicini non riconoscono perché considerano polemico. E la prova è che non appena se ne vanno gli inglesi, questi stati lo attaccano. La zona, a partire da allora, diventa una bomba ad orologeria. Ma nel frattempo che cosa succede in Siria? Beh, non è molto stabile. Ci sono colpi di stato costanti. In quel periodo appare in Siria un'ideologia che prende il controllo e si estende nel mondo arabo, il baathismo. Questa ideologia mescola l'antico sogno di un'unica nazione araba con idee socialiste e, cosa molto importante, è laica, cioè non è religiosa. La Siria arriva ad unirsi con l'Egitto, un paese con cui non ha confini, ma non è una cosa strana. Molte altre di queste nazioni cercano di farlo. Come ricorderai, a questa gente era stata promessa un'unica nazione e la voglia ce l'avevano ancora, ma l'unione fallisce. In questo periodo l'Egitto li convince a nazionalizzare il petrolio. In Siria, al-Assad, il padre dell'el-Assad di ora, diventa il capo dello stato Baath. In Iraq, sempre Baath, comincia a prendere forza Saddam Hussein. Le differenze tra i due paesi dividono i partiti Baath delle altre nazioni, in pro-Siria o pro-Iraq. È il momento della guerra fredda, il mondo si divide in due, o stai con gli Stati Uniti o con l'Unione Sovietica. Sono anni molto movimentati in cui si battono costantemente con Israele, invadono il confinante Libano e cominciano un'opposizione islamista al regime Baath di al-Assad. Ok, torniamo indietro un momento. Ricordi che la maggior parte degli arabi erano musulmani, vero? Beh, all'interno dei musulmani ci sono due rami fondamentali, i sunniti, la maggioranza, e gli sciiti.
Nel caso della Siria, nonostante sia uno stato laico, i governanti come Assad e i capi militari erano sciiti, i quali rappresentano meno del 13%. Invece quasi il 70% della popolazione è sunnita. Un dato curioso è che i cristiani sono quasi il 10%. Che siano gli sciiti a controllare il governo e l'esercito, questo irrita la popolazione sunnita, e questo sentimento è sfruttato dai fratelli musulmani. Islamisti radicali sunniti, questi prendono le armi nella città di Hama contro il governo, e Assad stana la rivolta a costo di uccidere migliaia di civili e incarcerare molta gente. Nel 2000 Assad padre muore e gli succede Assad figlio. Dinanzi alle pressioni, libera molti prigionieri, porta internet e speranze di cambiamento. C'è un periodo di grande dibattito politico e compare l'opposizione. Gli anni successivi sono molto difficili, arrestano gli oppositori e Bush include la Siria nell'asse del male, e ciò la isola. È visto di cattivo occhio negoziare con la Siria. Anche i curdi, un popolo che vive sparso in vari paesi della zona, iniziano a protestare e ci sono repressioni e morti. Nel 2011, forse questa l'hai già sentita, nasce la Primavera Araba. Ma di che cosa si tratta? La Primavera Araba è una protesta che si diffonde in tutti i paesi arabi che chiedono più democrazia. Come vedi, il mondo arabo, nonostante sia diviso in nazioni, ha tendenze piuttosto generali. Quando arriva in Siria, Assad figlio finisce per usare l'esercito e negli scontri muoiono circa 1000 persone. Gli scontri aumenteranno fino a divenire una guerra civile. Non c'è un momento esatto di inizio, la cosa importante è che oggi ci sono diverse fazioni in gioco. Ok, vediamole. Prima però pensa che è tutto diviso tra sciiti, la minoranza, e sunniti, la maggioranza. Sciiti e inoltre laici, cioè non religiosi, sono il governo di Assad. Controlla tutto questo che, se ricordi, sono praticamente le zone sciite della nazione. Il governo di Assad si oppone al resto. Sempre in maggioranza laico, ma sunnita, è l'Esercito Libero della Siria, o FSA in inglese. Insieme con il fronte islamico, che è religioso, e altra 70 e passa altri gruppi, formano una coalizione che la stampa chiama semplicemente l'opposizione. Sempre sunnita islamista, ma radicale, è al-Nusra, chiamato Al-Qaeda in Siria. Altri islamisti radicali sono l'ISIS o Stato Islamico. Vengono da Al-Qaeda in Iraq, controllano la maggior parte di Siria ed Iraq e sono diventati famosi per la loro atrocità. Il loro obiettivo teorico riguarda molti, è uno stato islamico lungo l'Asia, l'Africa ed il Levante, ma in fondo ne hai già sentito parlare, non è così? In arancione abbiamo il popolo curdo, che ricorderai perché il presidente Al-Assad li represse, come fanno d'altronde anche i governi dei paesi vicini. Ora controllano militarmente questa zona. Prima di concludere, ripassiamo gli appoggi internazionali aggiornati ad ottobre 2015. Le forze di Al-Assad sono appoggiate dalla Russia, che già aveva una base militare nel paese prima del conflitto, dall'Iran e dalla Cina. Sono tutte nazioni di quello che l'Europa chiama Oriente. Contro Assad, ad appoggiare la cosiddetta opposizione, lottano Stati Uniti, Turchia, Francia, Gran Bretagna ed Arabia Saudita. Le conclusioni che seguono da qui fino alla fine del video sono opinioni personali dell'autore del video, che non sono io, e quindi non le ho doppiate. Tutte le informazioni sull'autore del video le trovate in descrizione. Ricordandovi che questo video non è monetizzato, per questa motivazione io non ne avrò profitti, vi invito a condividerlo e vi ringrazio dell'attenzione.